Seconda parte di Punto e Capo, il venerdì, dedicata al risparmio, e allora ne parliamo insieme a Mauro Giacobbe, che è Operation Director di Facile.it. Buonasera. Salve. Ciao. Allora, tra poco i nostri telespettatori, anzi già da subito potete chiamare in diretta, vediamo subito la strap, 02 58 219 585. Io banalmente ho semplificato mutuo quanto mi costi, ma Mauro può rispondere sia sui mutui ma anche sulle assicurazioni, anche perché un po' di cambiamenti in questi giorni ne sono arrivati. Anche sulle assicurazioni. La prima domanda che ti faccio, in attesa che i telespettatori ci raggiungano, è: scatola nera. Fa un po' paura sentir parlare, no, di una scatola nera sulla macchina, ma... Ma in realtà è un'opportunità per risparmiare sulla parte di RC Auto, nel senso che è un esperimento che coinvolgerà circa 17.000 veicoli distribuiti sulle grandi città, e fondamentalmente gli autisti che saranno interessati da questo esperimento potranno beneficiare di uno sconto del 10% sulla parte di RC Auto. Questa scatola nera fondamentalmente registra il comportamento dell'automobilista, quindi quando conduce, come conduce, e aiuterà le compagnie a raccogliere informazioni per prezzare meglio il rischio della polizza assicurativa. L'esperimento coinvolgerà solo 17.000 vetture e durerà 3 anni. Ma se io volessi chiedere alla mia assicurazione di mettere la scatola nera, posso farlo? No? Si può fare, in realtà ad oggi aderiscono al progetto della scatola nera che è organizzato da ISVAP solo 16 compagnie assicurative, quindi ci sono alcune compagnie che aderiscono e altre compagnie che non aderiscono, quindi la prima cosa è verificare se la propria compagnia aderisce o meno. L'altra cosa, la scatola nera verrà provata in 5 aree urbane, che sono Milano, Torino, Napoli, Roma e Palermo, e quindi per partecipare a questo esperimento è necessario risiedere in queste aree. Senti, ti faccio una domanda un po', non dico a tranello, ma sì, a tranello. Allora, il fatto che questa scatola nera registri esattamente il nostro comportamento di guida non può in qualche modo risultare controproducente poi ai fini dell'incidente? Nel senso, siamo in un'area in cui il limite è a 50 km/h, c'è un banale incidente ma la macchina registra che io andavo a 51 km/h, quindi ero fuori dalle regole. Non è che questo rappresenta uno svantaggio? Per me guidatore? Potrebbe, nel senso che la scatola nera registra il comportamento dell'automobilista nel bene e nel male, quindi nel caso di sinistro, se al momento del sinistro si aveva un comportamento di guida che non era corretto, questo potrebbe pregiudicare o ridurre il rimborso assicurativo. E quindi c'è sicuramente un vantaggio in termini, sicuramente induce ad avere una guida molto più attenta, esatto. Questo in assoluto è già una cosa molto importante. Allora, Roberto, mettiamo anche la strap, chiamate ora, che usiamo di solito, mutuo, iniziamo ora a parlare anche di questo aspetto, perché siamo in un momento storico molto particolare, perché se da una parte noi facciamo riferimento, Mauro, ai tassi applicati dalla Banca Centrale Europea, siamo a minimi storici, all'1%. Purtroppo però questo poi non si traduce anche al momento della sottoscrizione del mutuo, perché le percentuali sono nettamente superiori. Che cosa sta succedendo? Quello che succede è che tipicamente il tasso di interesse pagato dal consumatore finale è formato da due parti. Una prima parte, che è il tasso di mercato preso a riferimento, che può essere ad esempio l'Euribor o l'IRS. La seconda parte è lo spread, che è il margine di interesse che la banca aggiunge per erogare il mutuo. Ad oggi è vero che i tassi di mercato sono estremamente bassi, ad esempio parliamo di un Euribor a un mese o a 3 mesi sotto l'1%, ma dall'altro lato gli spread, quindi il guadagno che la banca vuole aggiungere su questi tassi di mercato, è estremamente alto rispetto al passato, e questo succede perché siamo in un momento di carenza di liquidità, quindi le banche fanno fatica a finanziarsi sul mercato oppure pagano questo denaro molto più caro e riversano questo maggior costo al momento di erogare il mutuo. Allora, questa quindi è la dinamica. Domanda che spesso viene rivolta, e soprattutto di questi tempi, è questa: io ho un contratto a tempo indeterminato, uno stipendio, che so, di 1.800 euro, quindi un buon stipendio se consideriamo la media degli italiani, ma questo non basta più. È così? Può essere così nella misura in cui la banca, oltre al buon stipendio, guarda quanto verrebbe la rata del mutuo e quanto quella rata del mutuo pesa rispetto al reddito del nucleo familiare che chiede lo stipendio. E su questo parametro, visto che c'è carenza di liquidità, stanno diventando un pochino più selettive nella scelta dei mutui che preferiscono erogare o non preferiscono erogare. Quindi rispetto a alcuni mesi fa
le banche sono più stringenti, più selettive nel tipo di pratiche che vogliono ammettere e con cui vogliono procedere all'erogazione. Intanto io faccio una breve digressione, continuo a leggere dei messaggi che arrivano dai nostri telespettatori, anche non necessariamente su questo tema. Vediamo un po', ma io cosa mangio con 500 euro al mese? Lo sa Monti, i nostri ascoltatori poi continuano ovviamente a scriverci. Io con le leggi di 2 anni fa, ecco, dovevo andare in pensione ad aprile di quest'anno, con Monti andrò in pensione nel 2015. Ciao da Carlo. E questo mi permette di ricordare che lo spazio che dedichiamo con punto e capo alle pensioni è il martedì e il giovedì. Martedì prossimo e giovedì prossimo parleremo anche molto di lavoro. La prossima settimana avremo l'ex presidente di Confindustria Fossa, che sarà in dibattito quella sera con Angeletti della UIL per parlare di mercato del lavoro. Avremo il professor Treu, avremo Ferrero di Sel. Insomma, cercheremo di approfondire proprio nel corso di quella settimana, tra gli altri temi, anche la riforma del mercato del lavoro. Vediamo altri messaggi. Berlusconi faceva la guerra ai magistrati, Bersani tolto, che diceva Berlusconi dimettiti, Mani Pulite è entrato in politica, Bossi voleva il federalismo, Fini ha venduto il partito, ma di chi è la colpa della crisi? In 5 righe il nostro Renato fa una sintesi quasi perfetta degli anni passati di politica. Il PDL è finito, piuttosto che rimettere l'ICI, Berlusconi doveva rimettersi al popolo che l'aveva votato per toglierla, dice Luca da Rimini. Allora, rimaniamo sempre sul tema mutuo, vi ricordo che se avete dei dubbi in questo momento potete rivolgervi al nostro esperto allo 0258 219 585. La domanda classica che si fa al momento in cui ci si rivolge ad un esperto è: mi conviene il tasso fisso o il tasso variabile? Iniziamo innanzitutto a dire cosa sono l'uno e cosa sono l'altro. Allora, il cliente può scegliere fra diversi tipi di tassi, principalmente il tasso fisso e il tasso variabile. Col tasso fisso, il tasso che viene fissato in sede di stipula resta per tutta la durata del mutuo e quindi l'importo della rata non cambierà nel tempo durante il piano di ammortamento del mutuo. Col tasso variabile viene fissato un tasso di mercato, tipicamente l'Euribor, a cui... Alta, ti fermo. Sai perché ti fermo? Perché un ascoltatore che non ha voluto parlare in diretta ha telefonato e si sta lamentando con noi perché parliamo di spread, Euribor. Ha ragione, è vero. Noi veniamo da una formazione finanziaria che ci invece deve imporre di utilizzare delle espressioni più chiare. Allora, lo spread, lo abbiamo detto però in mille salse, gli ascoltatori dovrebbero saperlo, è... tecnicamente è un differenziale, 10 meno 5, 5, 5 lo spread, quindi è una differenza. L'Euribor invece che cos'è? L'Euribor è un tasso di mercato che definisce le condizioni a cui le banche si prestano soldi fra di loro e quindi è un tasso che ogni giorno cambia e che è un tasso che fissa le condizioni per scambiarsi soldi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi. Ok, quindi è un tasso che viene calcolato su come le banche si prestano denaro tra di loro. Ammettiamo che il tasso sia al 3%, quindi vuol dire che la banca Unicredit presta denaro a Deutsche Bank e in questo caso riceve, diciamo, come interesse il 3%. Perché è importante l'Euribor? Perché non so se tutti, comunque la maggior parte dei mutui utilizza il tasso Euribor come punto di partenza, esatto, per il calcolo del tasso finale. A questo punto, correggimi se sbaglio, partiamo dal 3%, la banca che emette il mutuo dovrà ulteriormente, come dire, dovrà guadagnare con il proprio interesse che viene applicato al consumatore finale, quindi mettiamo che vi applica il 5%, lo spread è 5-3, 2%. Giusto? Ok, ritorniamo invece alla domanda che ti stavo facendo. Abbiamo detto tasso fisso, quindi si prende un tasso di riferimento e rimane tale per tutta la durata del mutuo. Esatto, quindi la rata del mutuo non cambia per tutta la durata. Io so che ho fatto un mutuo con un tasso fisso e la rata è di 500 euro al mese per 30 anni, io per 30 anni avrò da pagare 500 euro ogni mese. Col tasso variabile la cosa è un po' diversa, nel senso che si fissa che il tasso che io pagherò viene rivisto periodicamente in base a come cambia un tasso di mercato, che di solito è questo tasso Euribor. Quindi se il tasso Euribor sale con lo stesso spread, il tasso che mi applica la banca sale, quindi la rata aumenta. Se invece il tasso Euribor scende, il tasso che mi applica la banca cala e quindi la rata del mio mutuo cala.
Ok, questo è molto chiaro. E andando invece a vedere le novità che sono state introdotte nel DL liberalizzazioni, abbiamo visto che le banche saranno tenute, non dico costrette, ma saranno tenute nel momento in cui presenteranno la loro proposta al consumatore finale, al cliente, uno, a non imporre più la sottoscrizione di una assicurazione sulla vita. Esatto. Primo punto, quindi, assicurazione sulla vita che ti chiederò. Secondo, invece, la presentazione di altre offerte. Ma fermiamoci sull'assicurazione vita. Perché fino ad oggi le banche chiedevano anche la stipula di un'assicurazione sulla vita? Allora, premesso che anche fino ad oggi l'assicurazione sulla vita era un prodotto opzionale, quindi non era una polizza assicurativa per legge obbligatoria abbinata al mutuo. La prassi era di fatto che comunque la banca faceva uno sforzo commerciale per vendere assieme al mutuo anche la polizza CPI, che quindi copriva la banca contro una serie di rischi come il rischio di morte del debitore. Le altre cose che succedevano è che la banca proponeva un'unica offerta di questo prodotto e quindi non metteva in concorrenza diverse polizze vita. E l'ultima cosa, la banca da un lato era il canale di vendita di questa polizza vita, dall'altra era anche il beneficiario di questa polizza vita, quindi poteva avere un conflitto di interessi. Con le modifiche, le ultime del decreto di liberalizzazioni e le modifiche di un mese fa, sono cambiate entrambe le cose, nel senso che la banca entro aprile dovrà scegliere se essere o il canale che vende la polizza vita o il beneficiario della polizza vita, non può continuare a essere entrambi. Per quanto invece riguarda il prezzo di questa copertura, dovrà far vedere l'offerta di almeno due diversi gruppi assicurativi, in modo che il cliente possa dire, ok, questa copertura vita con la compagnia assicurativa A mi costa A, X, con la compagnia assicurativa B mi costa Y, e sia il cliente che possa scegliere quale delle due coperture preferisce. Ok, è arrivata una telefonata, Marco da Milano, vediamo che cosa ci vuole chiedere. Buonasera Marco. Buonasera, dovrei accedere a un finanziamento per quanto riguarda il fotovoltaico. In banca mi hanno proposto o un tasso fisso a circa un 9% o un variabile all'8,5%, quindi su 15 anni un'ipotetica cifra di 220.000 euro è circa 2.000 euro al mese per il fisso e 1.900 qualcosa per il variabile. Quale mi consiglia? Wow, che una domanda che molto tecnica, molto precisa. Molto precisa. No, più che altro io il fotovoltaico l'ho impiantato l'anno scorso, però i soldi del GSE sono arrivati con un anno di ritardo e quindi abbiamo fatto un prefinanziamento con la banca e adesso bisogna accedere al finanziamento vero e proprio che poi durerà per 15 anni. Certo, ha ragione, ho capito. Certo che guardare queste percentuali fa venire i brividi, il 9% e l'8,5, sapendo che a monte partiamo dall'1. Come dice quel mio amico, non benissimo. Allora, fra queste due offerte, la situazione oggi è questa. I tassi variabili costano cari, in questo caso costano 8,5, perché è molto alto il margine che la banca vuole caricare sopra. Però il tasso di mercato di partenza, che è l'Euribor, è piuttosto basso. Ed è molto più basso che in passato. Quindi nei prossimi anni è relativamente probabile che aumenti. Quindi in questo caso, dove c'è molto poca differenza fra un tasso fisso del 9%, che resterà del 9%, e un tasso variabile che è dell'8,5%, ma che man mano che l'Euribor cambierà di conseguenza, sembrerebbe a prima vista più consigliabile l'opzione del tasso fisso. Perché sul tasso variabile con un Euribor molto basso, il rischio che su un periodo così lungo come quello di questo finanziamento il tasso Euribor aumenti e quindi aumenti il suo tasso sono abbastanza alte. L'altra cosa che sarebbe interessante capire è vedere se che tipo di finanziamento si tratta, se quindi un finanziamento ipotecario o su un prestito personale, e quali sono eventualmente le condizioni per rinegoziare questo finanziamento in corso d'opera. Perché potrebbe essere che magari fra 2-3 anni, con una situazione finanziaria più normale, sia possibile rinegoziare questo finanziamento a condizioni più vantaggiose, abbassando il tasso di interesse e quindi la rata. Ah, bene, quindi ha dato anche un altro suggerimento. Robby, ho capito che abbiamo un minuto? Anche meno, velocissimo, è arrivato un sms, ho un mutuo a tasso variabile, è ancora buono per 16 anni? Dipende. Però in parte hai già risposto. Sì, fondamentalmente ad oggi è poco conveniente cambiare mutuo in questo momento, perché telespettatore ha un tasso variabile, cosa potrebbe fare? Potrebbe passare un tasso fisso oggi, però si bloccherebbe un tasso fisso che c'è oggi, che è molto caro, o potrebbe restare su un tasso variabile, però probabilmente il mutuo che ha già in mano, lo spread che ha caricato la banca su questo mutuo, quindi il guadagno che ha caricato quando ha aperto il mutuo, è minore dello spread che troverebbe sul mercato oggi. Quindi da come sembrerebbe è conveniente mantenere il prodotto che ha attualmente.
Ok, converrebbe, ovviamente le nostre non sono indicazioni assolute, è una valutazione fatta da uno esperto sulla base di quattro parole arrivate su SMS. Siamo arrivati alla fine, io ringrazio Mauro Giacobbe di Facile.it, di cui è Operation Director. Grazie ancora Mauro. Grazie a voi. Alla prossima occasione, siamo arrivati alla fine di questa settimana di Punto e a Capo. Io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente il nostro regista Roberto Giovannone, ciao Roby, ringrazio tutta la regia 1 e l'audio, poi ringrazio i nostri cameraman Amedeo Latino, poi il nostro Luca Pasciullo dietro la Steadicam, Alessandro Moretto sulla 1, ecco, e Daniele Tobia al secondo audio, all'audio qua del nostro studio. Grazie a tutti, grazie a voi che ci avete seguito e ci avete scritto, ci rivediamo lunedì prossimo alle ore 19:45 puntuali, come sempre io vi aspetto qui, arrivederci.